Ciao Luca, sono passati pochi giorni, ti abbiamo pensato tantissimo, non ci siamo rassegnati, ti abbiamo cercato ovunque, nelle foto e nei filmati di quando indossavi con orgoglio e fierezza la nostra maglia, quella che tu consideravi la maglia più bella del mondo. Abbiamo rivisto i tuoi gol, le tue acrobazie, la tua incredibile forza e abbiamo ricordato tutti insieme quale incredibile compagno di squadra ed esempio sei stato. Abbiamo risentito più volte quelle parole così emozionanti che hanno indelebilmente scritto il vero senso di appartenenza alla Sampdoria. Ho firmato per noi, senza necessità di spiegare che noi è tutto il nostro mondo. Ti abbiamo ricercato nei tuoi scherzi, nelle risate che siamo fatti in ritiro, nelle lacrime che abbiamo versato nelle giornate delle sconfitte, che non sono mai, comunque, mai riuscite a lavare via le dolcissime sensazioni delle nostre vittorie. Ti abbiamo cercato nelle innumerevoli parole e nei gesti che ci hai regalato nel periodo della tua battaglia. Ci hai fatto capire quanto fosse importante per te proteggere la tua famiglia e i tuoi amici, più importante di tutto il resto, più importante anche della tua salute. Nessun lamento, nessuna autocommiserazione, solo lezioni di vita che ci permetteranno di diventare persone migliori. Ti abbiamo cercato da tutte le parti, Luca, e alla fine sappiamo che ti troveremo sempre, nel nostro cuore. Da te abbiamo imparato molto, come giocatori, ma soprattutto come uomini. Con te abbiamo reso indelebile il ricordo di un periodo bellissimo della vita, che non è solo il nostro, ma quello di tutti i sampdoriani. Mostreremo un video che hanno visto i ragazzi che oggi lotteranno per la nostra maglia, il video con una delle tue pillole di filosofia di uomo e sportivo. È nella tempesta che si vedono i veri marinai. Noi siamo tutti qui, nel tuo nome e nel nome della Sampdoria. Oggi secondo me avere successo vuol dire fare tutto quello che puoi fare per essere oggi migliore di quanto lo fossi ieri, svegliarsi al mattino, avere quell'entusiasmo che ti porta a raggiungere uno scopo nella vita, ma farlo nel migliore dei modi. Quindi è il percorso più che il traguardo, è il viaggio che secondo me conta più che il punto di destinazione. Se vinci, bene, se perdi è giusto fare un'analisi che deve essere obiettiva, non ci devono essere alibi, devi essere duro con te stesso, devi farti quelle domande che poi sono le più difficili e devi trovare delle risposte. Io ho sempre imparato più dalla sconfitta che dalla vittoria e la vittoria anzi diventa quasi una cosa che devi gestire con grande attenzione perché rischi di perdere l'umiltà. E quindi anche dalle situazioni difficili si cresce, si evolve. Io dico spesso che il mare calmo non forgia il bravo marinaio, quindi è nella tempesta che uno dimostra di avere le palle e dimostra di saperne uscire migliore di quando è entrato in questa tempesta. Tutte le nostre chiacchierate di questo ultimo anno le porterò con me e proverò con tutte le forze a portare avanti il progetto che tu avevi tanto a cuore per la nostra amata Samp. Ti vogliamo bene, Luca.